Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Massimo Donati e del direttore sportivo Sandro Porchia. Prima di dare spazio alle vostre domande, lascio la parola al presidente Roberto Renzi, che è oggi qui con noi, per un'introduzione. Vi pregherei poi di, quando iniziamo con le domande, di presentarvi in modo che anche il direttore e il nuovo allenatore inizieranno a conoscervi. Prego, presidente. Come il giorno della presentazione, diciamo, i miei soci avevano annunciato che davo un incarico sia come direttore sia come mister. Adesso? E davo questo incarico a due persone che prima della parte tecnica, andremo a scoprire dopo, mi hanno colpito sulla parte umana, sulla voglia di emergere, quello che io gli ho chiesto a tutte e due. La Sanremese deve essere non un punto di arrivo, ma un punto di rilancio. Partono già belli altri, perché essere un direttore, essere un mister sanremese già vuol dire stare molto molto alto nel piazzamento del calcio italiano. Ho chiesto solamente questo a loro, ho chiesto di anche di farci divertire mentre la squadra gioca. Chiaramente non basta solo il divertimento, ci deve essere anche un qualche risultato, perché sennò non ci si diverte. Abbiamo condiviso tutto quanto, abbiamo visto tutto quanto. Adesso mi sembra più logico che domandare a loro cosa pensano e cosa vogliono fare su questa avventura. Io ci credo totalmente. E quando dico totalmente, li coprirò al 110% come faccio il mio lavoro. Iniziamo con le domande. Forza. Pino Veloci del Presso Rosso Blu. Gli altri perché proprio dietro. Pino Veloci, ti chiamo Pecano, ma io non mi chiedo tanto perché mi sento più giovane. Sì. Allora, vorrei fare un'introduzione sia sui direttori sportivi che sugli allenatori, che forse voi non conoscete, ma non conosco nemmeno molti. Il primo direttore sportivo della Sangue delle Chiese si chiamava Lucilio all'anagrafe, Lucio per gli amici, Palestini, di professione barbiere. Ha allestito la squadra che vinse il primo campionato di Serie B 1955-1956, che è il capostipite del progetto sportivo. Per quanto riguarda gli allenatori, abbiamo avuto di tutti i colori e tutto rispetto, anche del mondo. Calciatori eccezionali nella loro gioventù, personaggi sconosciuti, io non ho fatto mai differenza tra i più datati e i meno datati. Per me l'allenatore attuale della Samp è il migliore del mondo. Grazie a te. Grazie. Grazie per questo. Allora, buonasera, sono Luca Bassotti del Corriere Adriatico. Volevo chiedere a entrambi come affrontate questa nuova avventura, e tra l'altro per voi una prima avventura abbastanza tosta, però anche bella e affascinante per due giovani come voi, giovani ovviamente come età, per mettervi in mostra proprio in una piazza importante come Sanremo. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie Luca per la domanda. Guarda, noi siamo, come ripeteva il Presidente, molto entusiasti di essere qui stasera. Per noi è un motivo d'orgoglio essere qui a San Benedetto. Quello che vogliamo creare innanzitutto è un gruppo di persone che abbiano tantissimo entusiasmo, che si stabilitino, che è l'aspetto fondamentale, che abbiano tantissima motivazione, perché solo attraverso questi valori si può raggiungere qualche obiettivo. Quindi
è normale che non capita tutti i giorni essere direttore sportivo della San Maria Tese. Per me, come ripeto, è grandissimo motivo d'orgoglio. Lavorerò a 360 gradi insieme al mister e insieme a tutto lo staff. La cosa importante è cercare di creare un gruppo unito. Quando parlo di gruppo unito non è soltanto il direttore sportivo con il mister e con i giocatori, ma parlo di tutti gli staff. Quindi avere una voce univoca. Questa cosa non tocca tantissimo, anzi, io sono anni che aspettavo questo momento, non mi aspettavo che questo momento arrivasse in una società così importante, e quindi sono veramente orgoglioso, carico, determinato, e come quando ero giovane aspettavo il momento giusto per diventare calciatore e avere l'occasione, e l'ho presa, adesso per me, da anni dopo, un'altra occasione incredibile, perché quello che voglio fare da grande e ho la fortuna di essere una piazza incredibile. Ci saranno delle difficoltà sicuramente, ci saranno degli errori sicuramente, ma come diceva il direttore, se c'è unità di intenti, fame, voglia di arrivare da parte mia, da parte dello staff, di tutti i giocatori, e ci sarà coesione di tutti i componenti della città, di tutti quanti, secondo me si possono fare delle cose. E quindi sono veramente felice di essere qua e sappiate che al di là di tutto darò tutto in questa, in questo nuovo futuro. Prima della nazionale maggiore, ma ho fatto tutte le giovanili, ma non per mai, se questo rammarico per la carriera che ha fatto? Sì, non l'ho fatto, non sono arrivato in nazionale perché ero un buon giocatore, ma non un top, perché se ero un top ci sarei arrivato in nazionale, è logico questo. Però sì, se è un rammarico forse è lungo, a me non piace vivere di rimorsi, rammarico, a me piace guardare sempre avanti, ok? Però se forse è l'unica cosa della mia carriera che un po' mi dispiace. Nemmeno mai convocato? Sì. Nemmeno, mai. Volevo chiedere per il direttore sportivo, per Forchia, da dove comincerà il suo lavoro? Avendo in mano il budget che è stato consegnato dalla società, e dall'altra parte c'è, come dire, una zavorra di 18 contratti che sono in essere, e se già avete cominciato proprio in questi 18 a trovare degli elementi giusti da cui ripartire per la prossima stagione. Ma la valutazione sarà generale, innanzitutto col mister parleremo con tutti i ragazzi, bisogna capire che motivazione avranno, in base a quello che si dovrà fare sotto l'aspetto tecnico valuteremo i determinati giocatori. Abbiamo sia io che sia il mister, quindi la valutazione sarà nei prossimi giorni, è normale che ci vorrà anche un po' di tempo, qualcuno sicuramente lo porteremo anche in ritiro per una valutazione generale, ma l'aspetto fondamentale sarà quello di capire realmente se i ragazzi vogliono rimanere a San Benedetto. Per il mister invece volevo chiedere la classica domanda che si fa all'allenatore che arriva, cioè il modulo con cui farà giocare la squadra e se questo modulo sarà ovviamente adattato all'organico che lei avrà in mano. Allora,
Il modulo per me è una cosa importante, ma non importantissima, ma sono i principi che sono la cosa importante. È logico che ho un'idea, mi sono fatto un'idea, però durante il ritiro verificherò bene i giocatori che ci sono e che arriveranno, perché, ripeto, per me è importante il fuoco che mette in campo il giocatore. Si possono essere bravi tatticamente, si può essere bravi tecnicamente, si può essere bravissimi in queste cose, ma se non c'è il fuoco dentro non si raggiungono gli obiettivi. Quindi andremo a cercare i giocatori che hanno questa dote, sicuramente, perché se non ce l'hanno non possono giocare per la mia squadra, per la Sampdoria. E quindi questo sicuramente. Se andiamo un po' più nello specifico, abbiamo fatto le analisi sulla passata stagione della Sampdoria difesa, e c'è stato qualche gol in più preso con la difesa 3, un po' meno con la difesa 4, ma ho capito anche i motivi, e quindi io andrò con la difesa 3 perché sono convinto che si possa fare molto bene, si possa essere equilibrio, si possa iniziare a creare la superiorità numerica da dietro con la difesa 3. Poi il resto della squadra non ve lo dico, perché devo prima valutare tutto, i giocatori che arriveranno, però l'idea in testa ce l'ho abbastanza chiara, però non sono uno che si fossilizza sul modulo tattico, anche perché durante la partita c'è un modulo in fase di possesso, c'è un modulo in fase di possesso, e di conseguenza i numeri sono numeri. Senta, le sue idee di calcio sono dettate dall'esperienza che lei ha vissuto dal campo e quindi per ogni allenatore che le avrà dato qualcosa, o già addirittura dalla tua esperienza che ha vissuto in Scozia come vice allenatore per questa giornata? Allora, o sarà un mix di tutto? Sarà, è successo che 10 anni fa ho incontrato un allenatore sulla mia strada, più o meno diciamo fa, un allenatore sulla mia strada che io scendevo in campo e potevo chiudere gli occhi e sapevo cosa dovevo fare, con la palla e senza palla. Quell'allenatore mi ha illuminato e ho detto, io quando farò l'allenatore, perché farò l'allenatore, farò questo. Okay. Poi durante la strada ho incontrato un altro molto bravo e mi ha dato altre idee veramente interessanti. È logico che bisogna imparare dai migliori, bisogna imparare da qualcuno. Se mi chiedete se guardo Guardiola come gioco, certo che lo guardo, questo non significa che devo imitarlo, ma devo cercare di prendere i migliori aspetti da tutti i migliori, si va a cercare di migliorare guardando il peggiore. Di conseguenza le mie idee me le sono fatte e adesso sta solo mettere in pratica, è normale, ma questo il tempo dirà se sarò bravo o no a mettere in pratica queste cose. Ci sarebbe almeno uno dei due allenatori. Ma Gasperini sui giornali in l'altro? Vabbè. Non devo dire. No, una domanda, volevo fare anche se provo per me, una domanda sul modulo poi già stata fatta, però come la sento parlare, in questo momento mi sembra una persona molto determinata. È una sua caratteristica. Sì, sì, sì. Ripeto, cosa ho detto prima, per me è un'occasione importantissima. Sono carico come una moglie, voi non potete saperlo, però si percepisce questo, sì, mi fa piacere se percepisce, però scusi se lo dico, io voglio che lo percepisca la mia squadra, perché loro scenderanno in campo e come mi ha detto prima tutti, se noi riusciamo a fare un tutt'uno e questa carica che li vede riusciamo a metterla tutta assieme, possiamo fare buone cose. E al di là del vincere e perdere le partite, ma voi dovrete vedere una squadra che lotta, che sputa sangue, che arriva a fine partita e sono stremati. Questo lo voglio vedere io e voglio che vediate anche voi. Okay? Questa è una cosa sicura. Poi il calcio è fatto di mille cose, mille situazioni, un po' di fortuna, c'è di tutto. Però questa cosa io ci tengo e sarà fondamentale dal primo giorno che incontrerò il giocatore per iniziare. Una delle cose,
Salve mister, io volevo chiedere, visto che lei da giocatore ha avuto tanti allenatori ben conosciuti e noti, e se lei ha un mister con cui si ispira o ha fatto un miscuglio tra i vari allenatori? Allora, sono due i più bravi secondo me dal punto di vista tattico, e sono quelli che abbiamo detto prima. Però nel calcio non c'è squadra, nel calcio c'è la gestione, nel calcio c'è come si parla, nel calcio è come si riesce a rendere gruppo una squadra. Non si gioca in 11, c'è in 20, 22, 23, 24. Io voglio 24 persone sul pezzo, tutte, dalla prima all'ultima, e anche questo è compito mio, compito dello staff, perché c'è bisogno sempre di tutti. Questo è l'esperienza me l'ha dato, che quando si dice un giocatore gioca tre partite all'anno non conta niente, no, quelle tre partite lì possono cambiarti una stagione. Ho visto situazioni che per millimetri si è passati da vittoria a sconfitta, e dalla vittoria a sconfitta può essere promozione o no, può essere retrocessione o no, può essere tutto. Quindi sono malato di dettagli, dettagli fanno la differenza. Se vi dico che non dormo pensando alla rimessa laterale, voi ridete, però è vero. E quindi poi è logico che saranno i risultati, sarò giudicato i risultati, ed è giusto che sia così. Credo guardi, che dipenderà tutto da noi. Credo che il nostro atteggiamento in campo poi determinerà se i tifosi saranno contenti o no. Il direttore, l'abbiamo già detto, è il nostro mantra, quello di creare un gruppo coeso, unito, che vada forte, che dia tutto. Quando uno dà tutto, può fare tutti gli errori che vuole. Se li fa quindi bene, e li fa facendo il massimo di quello che può fare, un errore viene sempre accettato. Gli errori fanno tutti nella vita, non solo nel calcio. Però se c'è modo e modo di fare errori, quindi se la mia squadra andrà forte, farà tutto quello che deve fare, seguirà tutto, e lo farà con grande passione, grande voglia. Poi credo che un tifoso, quando vede che la squadra da tutto e poi male copre la partita, non credo che sia grave. È stato così nella mia carriera, che ne ho perse tante di partite, ne ho vinte altre, però sempre ho dato tutto anche in campo, e infatti anche nei peggiori momenti della mia carriera ho sempre potuto cambiare testa alta, perché non mi si poteva mai dire niente. Ma poi anche nella dialettica, dico, lei ha anche un rapporto con i tifosi? No, allora, piazza è calda, io anche quando giocavo cercavo le piazze così, ok? Qua sono in una piazza calda ed è bella, è stimolante, perché negli ultimi giorni sono andato ogni tanto anche a vedermi su YouTube qualche cosa dei tifosi, perché è emozionante. I tifosi sono parte importante, no, del calcio. Abbiamo visto quest'ultimo periodo quanto sia mancato e quanto sia stato diverso il calcio senza tifosi. Qua abbiamo tutti questa fortuna di avere un pubblico veramente caldo, veramente esigente, quindi è normale che siamo felici di avere un pubblico che ci possa dare una mano. Sarebbe bello che ci stia vicino sempre, ok? Perché ci saranno giorni stupendi ed è facile stare vicino, ma ci saranno anche giorni grigi ed è un po' non facile stare vicino. Ci saranno giorni di pioggia e sarà dura stare vicino. Però il discorso di prima è sempre il fatto di andare tutti per la stessa direzione. Se noi andiamo tutti per la stessa direzione, come ho detto prima, si vince, si perde, ma si va e si continua, e non si gira indietro, si continua ancora e si va avanti. Ok? Grazie. Direttore, volevo chiedere, sarà sicuramente un organico che avrà un mix di giovani e di
assistente esperta, e per quanto riguarda i giovani cercherà di andare sul sicuro, cioè quelli che lei conosce, che ha avuto per esempio nel Palermo e nel Trapani, penso che qualche nome già comincia a circolare. Ma di sicuro, al di là dei nomi, ci saranno delle valutazioni insieme allo staff tecnico, al di là di quella che io magari possa conoscere qualche ragazzo o meno, però il mio confronto sarà quotidianamente con il ministro e il suo staff, sui ragazzi da vedere, ne vedremo tantissimi. Arrivano tantissime notizie di nomi, di altri nomi, però al di là di quello l'aspetto fondamentale nostro, e lo ripetiamo ancora, lo ripeto anche io ora, trovare anche ragazzi sconosciuti ma che abbiano fame. Che abbiano fame e che diano tantissimo per questa macchina. Questo è l'aspetto fondamentale. Nella mia premessa prima, il relatore, mi sono dimenticato di una discriminante. Tutti sono bravi, sono stati bravi all'allenatore della Samp, però c'è stata questa discriminante che riguarda gli allenatori piccoli di statura, quindi non riguarda voi. Abbiamo avuto Luca Moretti, nazionale, portiere nazionale, campione del mondo, era piccolino, Piero Persico, forse il più grande preparatore di portiere del mondo, come allenatore non ha avuto fortuna. Pasquale Minuti, che oltretutto è anche un mio amico San Benedettese, bravissimo. Cambiato direzione, sono puntato sui piccoli, lei come l'ha detto? Ma dipende posizione gioco. È indubbio che nel calcio di oggi di avere giocatori di livello individuale, perché si gioca tanto sul livello individuale. Di conseguenza è vero che si può allenare come situazione, però se prendi giocatori già bravi sui duelli, e parlo di tutti i settori del campo, è normale che parti a vantaggiarli. Però anche lì, sui duelli, torniamo al discorso del ritmo, della voglia, della determinazione, perché anche i duelli sono una cosa di testa, una cosa di volerlo vincere. E se tu vuoi una cosa, lo chiedi. Quando parli di duelli, lei pensa che devi passare l'uomo? Duelli, nel recuperare la palla, nel portare via la palla, saltare più alto dell'altro, provare palla, visto tante volte i giocatori bassi che vanno a prendere la palla più in alto di giocatori che sono più alti, perché c'è più voglia, cioè, la testa fa tanto, fa tutto, quindi devono essere bravi ed è una cosa che si può allenare. Volevo chiedere a tutte e due cosa vi è stato chiesto dalla società e quindi qual è l'obiettivo che si porrà la San Benedettese nel prossimo campionato. L'obiettivo, come ripetevo, è creare un gruppo importante per questa maglia e essere dal campo sempre avendo dato il massimo, con grandissimo sudore. Il presidente non ci ha chiesto un obiettivo, ci ha chiesto di far divertire la piazza, i tifosi e soprattutto, come ripetevo, di avere gente che dia il massimo. Ecco, poi per tante altre cose sappiamo benissimo che ci sono altri componenti. Però sappiamo benissimo che anche noi, non è che si scende in campo per perdere. Scenderemo in campo sempre per dare il massimo, questo è scontato. Sì, è la stessa cosa, non c'è stata una richiesta particolare del press, se non quella di lavorare sodo, fare tutto quello che si ha, di conseguenza credo che siamo stati sul cammino, credo che anche da parte del Presidente anche questa sia stata una grande dimostrazione. Quello che c'è stato a San Benedetto nell'ultimo anno è stato qualcosa di complicato, però è passato, deve essere levato dalla testa, perché adesso si riparte di nuovo. Abbiamo tutti la fortuna di avere un presidente che ha creduto in questo progetto, in questa città, in questa squadra, quindi adesso bisogna solo darci dentro e pensare che si lavorare e dare il meglio di noi stessi. Io volevo ricordare, se potevo,
sul discorso dei giocatori sotto contratto. Ne saranno diversi, perlomeno nelle prime edizioni, nelle prime vedute che avete avuto. Saranno diversi oppure sarà una manciata, pochi? Ma non è un aspetto medico, noi parleremo con tutti. Parlando con tutti capiremo chi ha voglia, chi non ha voglia, chi vuole andare via, chi vuole rimanere, chi ha fame, e quindi poi si farà una valutazione con lo staff tecnico. Ecco, l'aspetto fondamentale è questo. Ci sono determinati valori che devono avere i ragazzi. Chi rimane e chi sarà preso. Credo che sia il mister della politica. Daniele Bonottini. Buonasera mister. Abbiamo visto che già le idee sono abbastanza chiare anche su quello che ha visionato della passata stagione della Samba. Ci ha parlato per esempio della difesa. È questo oppure c'è magari un altro reparto in cui ha visto che ad ora la rosa per come è composta è un po' messa meglio? C'è un reparto in cui... Ma a livello anche numerico credo che in mezzo al campo ci siano più giocatori adesso. Davanti non ne abbiamo, ne abbiamo pochi, e di conseguenza faremo su quello che c'è da fare e chiaramente davanti dobbiamo fare qualcosa, perché è un reparto ovviamente importante, quindi sicuramente si dobbiamo muovere, ma un po' dappertutto, dai, alla fine adesso è inutile stare a parlare di un reparto invece con l'altro. Bisogna fare una squadra, come detto il direttore, che dica la sua, però valuteremo bene questi giorni, capendo anche i giocatori che sono già intorno a questo momento, le loro ambizioni, le loro voglie, le loro determinazioni. E poi ci muoveremo anche su tutto il resto, anzi, ci stiamo già muovendo su tutto il resto. Adesso abbiamo 15 giorni prima di iniziare e cercheremo di fare la seconda. Al direttore o al presidente è già stato fissato tutto per il ritiro, se magari vogliono... Partiremo dal 17 a 7, poi ci troveremo magari qualche giorno prima qui perché in generale non abbiamo capito. 17 a 7. Lì avrete già un assetto abbastanza importante di organico oppure pensate di poter fare tutto strada facendo? Cioè lavorerete subito su un concreto gruppo? Come le dicevo prima, sì. Valuteremo i giocatori rosa, valuteremo le loro ambizioni e le loro idee e poi di tiro verranno sicuramente dei ragazzi che avranno voglia. Poi ci saranno delle valutazioni anche di tiro, arriverà gente di tiro magari anche in prova. Anche perché i ragazzi bisogna vedere anche dal vivo e poi faremo delle valutazioni generali. Invece sullo staff tecnico è già stato completato oppure manca lo staff tecnico è in fase di definizione. Lei ha fatto una terra che conviene tra Veneto e Friuli piuttosto che Veneto Friuli. No, Friuli. Friuli è una terra di caricatore anche di grande allenatore, no? Buona sapere. Sì, speriamo bene, dai. Prima mi ha fatto una domanda sulla nazionale, però cioè io la fine non sono per giocare, quindi... No. Io sono per il rammarico che ho avuto ma è passato, ha ragione. Ognuno ha quello che si merita, quindi è stato giusto. Non è una domanda invidiosa. No, ma non è che presa così, però sì, è vero, dal punto di vista degli allenatori è vero, sì. Lui c'è stato qualche bravo allenatore, però io sono punto zero, devo partire adesso tutti. Dove convini? Sedeliano, 1000 abitanti, non di più. Tra Veneto? No, è Friuli. Friuli si dovrà convini. No, mezzo Friuli. Però lei ci sono degli santivi a tagliamento. Sì, solo l'ospedale dove sono nato. Lo sapevo tutto, sì. Sì, ero lì di passaggio. Anche parenti in quella zona. Ah, ok. Il detto piccolo Marco, era fatto il portiere a San Vitello. Ah, io sono via da casa da giovane, 14 anni, quindi torno sempre da me. Grazie a te. Ricordo la domanda di prima, lei ha detto ho capito perché si prendevano troppi gol. Ci può aiutare? È semplice, la risposta, non si lavorava bene nella difesa.
andare sui movimenti che io reputo giusto. Poi sicuramente dire che sei bravo non la so, però credo che sia quello giusto e la metterò in pratica, cercherò di farla entrare nel senso giusto. E per il presidente, se riguardo lo staff tecnico, si è parlato la questione con Antuono, c'è qualche aggiornamento? No, con me sta ancora, non ho fatto nessun incontro, molto probabilmente vedrò se in giornata di domani, prima di tornare a Roma, riesco a ritagliare un minutino per fare il primo incontro, però come ho sempre detto, col mister, penso, spero e non ho dubbi su questo, che quando ci incontreremo parleremo da uomini di calcio. Sono abbastanza sereno l'incontro. Senta Presidente, le volevo chiedere, alcuni giorni fa lei aveva detto che aveva anche sette giocatori, aveva messo sette giocatori sotto contratto. Ci fa qualche nome oppure... Ma non ho mai fatto, no. Anche qualche nome cosa perché vista da domani le pochi. No. Però lei ha detto che comunque aveva sette giocatori sotto contratto. C'è il numero, non c'è il numero. Nome. Il numero è questo, i nomi là. Però ci sono. Certo. Anche se i contratti dobbiamo farli con il mondo, no? Mi pare qualche giorno anche squalifica, è chiaro. Quindi dal 1 luglio avremo 27 sotto contratto. Primo luglio insieme qua. Ma per il Brasile? Una domanda per il mister. Per quanto riguarda il suo gioco, lei è stato in Scozia da giocatore e da vice allenatore. Si ispira un po' al calcio scozzese? Guarda, dal punto di vista dell'intensità sì, perché lì gli si poteva dire tutto i giocatori, ma c'era un'intensità di gioco pazzesca e quella era determinata dagli allenamenti. Gli allenamenti si andava forte, sia da quando giocavo che quando allenavo. E quindi è logico che se guardate le squadre anche delle categorie superiori che hanno una grande intensità, fanno bene, è una parte importante nel calcio di oggi l'intensità. E di conseguenza sì, farò necessità una prerogativa il fatto di andare a mille all'ora, chiamato per dire andare a mille all'ora, però è ovvio che non basta solo quello, perché oltre a quello devi poi mettere dei concetti, dei principi, di quello che parlavamo prima. Grazie. 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 Non ci sono altre domande? Un'ultima domanda, che idea vi siete fatti di questi primi giorni a San Benedetto? Tutti e due. Che fa caldo. Fa caldo? No, dai, è una città molto bella, cioè non abbiamo girato tantissimo, però per quello che abbiamo visto... No, ma è in proiezione sub, cioè nel senso, magari girate per la città, sentite... tifosi che chiedono. Non abbiamo girato, siamo andati a vedere dove si sta allena, la struttura è molto buona, sono molto contento di questo, però a noi ci interessano queste cose. E chiaramente per ora l'impressione è molto buona. Scusi, quante altre? 188. Perché sai che per il più era dove era? Io? Il piede delle scarpe che metto. Io che giocavo con Berlusconi che è sotto l'acqua. Allora, grazie per essere stati qui con noi oggi. Adesso diamo spazio alle TV e ci vediamo prossimamente. Buona serata a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a voi.